Il calcestruzzo è un materiale fresco che ha un tempo di vita molto stretto prima di perdere le proprie caratteristiche. E se non si rientra in queste tempistiche, il rischio è quello di gettare tutto il contenuto della betoniera. Ne parliamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e metti un bel like a questo video per non perdere i prossimi contenuti. Non è un caso che laddove c'è un cantiere non molto lontano ci deve essere un impianto di produzione di calcestruzzo, perché il calcestruzzo rient deve rientrare in alcune tempistiche dal momento in cui viene preparato e caricato nella betoniera finché non viene messo in opera. Se si superano delle tempistiche, il calcestruzzo rischia di iniziare ad indurirsi e quindi non va più bene per essere gettato. Non solo, ci devono essere anche delle condizioni di non troppo caldo o non troppo freddo da rispettare affinché il calcestruzzo mantenga le sue caratteristiche. Ma in questo video ti voglio parlare di tempistiche, quindi ci soffermiamo su questo aspetto e te lo voglio spiegare mostrandoti un piccolo estratto del video corso professionale Guida pratica ai documenti e layout di cantiere. Vediamo un attimo, appunto, parlando di tempi, quali sono le tempistiche? Allora, abbiamo capito che il calcestruzzo è prodotto è un prodotto di costruzione con un tempo di vita utile molto limitato, quindi questo tempo di vita include sia il trasporto che la posa in opera. Per questo non si può fare un cantiere troppo lontano da un punto di da un punto di fornitura di calcestruzzo, a meno che laddove in casi estremi si può valutare di produrlo in opera il calcestruzzo, se non è fattibile trasportarlo. Infatti, una volta iniziato, il getto di calcestruzzo non può essere interrotto, quindi il calcestruzzo deve essere gettato tutto one shot. Il tempo giusto di spostare la betoniera o la pompa nei luoghi, insomma, dove va fatto il getto, ma comunque deve essere tutto molto tempestivo. E infatti si suggerisce di non eccedere i 30 minuti di tempo di trasporto al fine di terminare la posa del calcestruzzo entro un'ora dal carico. Quindi l'ideale sarebbe che dal momento in cui la betoniera viene caricata, non passi più di un'ora, compreso il trasporto, affinché la betoniera venga svuotata e quindi il getto venga concluso. Capisci bene che bisogna usare stabilimenti di calcestruzzo molto vicini, non è sempre così semplice e delle volte è più consigliabile utilizzi la produzione del cemento, del calcestruzzo in opera, piuttosto che invece trasporti troppo lunghi, dove può succedere qualunque cosa, ci può essere traffico, un ritardo e quant'altro. Questo che hai appena visto era un piccolo estratto del corso professionale Guida ai documenti e layout di cantiere. Se desideri avere più informazioni sul corso professionale, ti invito a visitare il mio sito www.adararchitettura.com o a riservare una consulenza telefonica gratuita al link che trovi qui sotto. I miei consulenti sono a tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Nel frattempo, io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!